Buonasera a tutti, siamo qui per presentarvi dei test e la scheda AT-Radio 9250 PCI. Ecco, faremo dei test con questa scheda finalmente, sono riuscito a mettere assieme, eccola qua, con 128 MB di RAM e le caratteristiche non sono eccezionali, ma si difende ancora bene. È una scheda del 2004 con DDR, memoria DDR 128 MB, ancora col bus PCI, e andremo a testarla con questo Amiga NG che ho messo assieme per i test col Final. Ecco qua un attimo le caratteristiche della nostra scheda. Come vedete è una scheda con processore grafico AMD, ecco, della serie R200, con frequenza di clock a 240 MHz, 400 MB al secondo di trasferimento dati. Ecco, queste sono anche le caratteristiche, diciamo, del DAI, del chip, il render, le caratteristiche di rendering. Ecco, come vedete, per l'epoca si difendeva bene, ecco, come scheda. Ma andiamo, ecco, come vedete, questa è la versione proprio ATI, io la versione Iris, comunque sempre col chipset Radeon 9250. Ma vedete adesso qui di lato i test iniziare. Trenta frame al secondo, ottimo. Andiamo a vedere un altro genere, Mace, allora, show frame. Ottimo, siamo intorno ai 50-60 frame, eh? Se vedete in alto a sinistra, anche se è un po' piccolino. Per questo gioco ci vogliono, eh? Anche il composito di questa scheda non funziona affatto male.
Molto bene. Come vedete, sto usando mouse e tastiera wireless. Andiamo a vedere qualcosa di recente. Zeta Gloom. Scusate, ma deve essere successo qualcosa. No, no. Ah, niente, sbagliavo, non c'era. Come vedete, a parte che vanno uccido subito, però anche questo gioco è rifacimento di Gloom. Del motore di Gloom per OS4 si difende bene. Andiamo a vedere, non faremo in tempo a vedere tutto. Una solo la parte demo di no, scusate, di Quake 2 per OS4. Lo faremo girare un po' da solo. Direi che si difende ottimamente bene. Ma un gioco molto interessante, ovviamente, è Return to Castle Wolfenstein. Allora, andiamo a vedere. Queste sono le impostazioni grafiche. 640x480. Just received a coded transmission from Kessler, our contact in the Kreisau Circle. And both agents.
Ecco, da 7-8 frame al secondo, non è velocissima con questo gioco, però tenete conto che è veramente pieno di effetti grafici. Ecco, va bene. Vediamo se c'è tempo per vedere ancora qualcosina, anche se poco. Direi che potremmo vedere, ad esempio, un gioco molto, molto interessante, Chocolate Va bene, su uccido un po' di mostri. Mi sembra che i test siano ottimali. Volevo fare il time demo della Quake 2, ma non ho ancora visto come far visualizzare i frame al secondo, magari in una prossima puntata. Buona serata a tutti.